Puntata di Polifemo, l'occhio di Abate, di venerdì 18 dicembre, ore 21, viva la Puglia Channel, canale 93 del Digitale Terrestre, ed in replica domenica 20 dicembre alle 14.30, una puntata dedicata al Comune di Crispiano, alle tante attività dell'amministrazione comunale, alle tante iniziative del territorio, con particolare riferimento ovviamente alle iniziative natalizie. Tanti gli ospiti, a cominciare dal sindaco di Crispiano, il dottor Egidio Ippolito, una vera macchina da guerra, per così dire, quanto ad iniziative, a voglia di fare, a risultati conseguiti. E lo dice uno che in genere è solitamente duro con gli amministratori locali, il che è tutto dire sui meriti del sindaco Egidio Ippolito. Ma ci confronteremo con il dottor Vito Paciulli, assessore al bilancio, alle finanze, alle attività produttive, con il professor Angelo Bello, che è appunto uno storico delle tradizioni crispianesi, con Antonella Miccoli, consigliere comunale delegata al commercio, con Alfredo De Lucrezis, e quindi il mondo dell'associazionismo, rappresentato appunto da, dicevo, Alfredo De Lucrezis, presidente dell'associazione Amici da Sempre, con lui parleremo di presepi, e poi con Alberto Izzo, presidente dell'associazione Bici Avventura. Quindi una puntata ricca, come al solito, con il Comune di Crispiano in prima fila. Questo nella prima parte di Polifemo, poi nella seconda parte ci occuperemo ancora di tradizioni natalizie e ci sposteremo a Mottola, dove parleremo della 16ª edizione del Presepe Vivente di Mottola, nonché della rassegna internazionale di pittura Città di Mottola. Insomma, un Polifemo all'insegna delle tradizioni locali, all'insegna del Natale. Buona visione.